qui a San Patrignano con Orsola, docente di scienze di Istituto Cassata Cattapone di Gubbio. Paolo, docente di religione. Cosa direbbe ai genitori a casa? Parlare soprattutto con i propri figli, non lasciarli soli, chiedere proprio in maniera molto spontanea, ma allora, ma tu l'hai mai fatto, ti hanno mai offerto una canna, guardare le loro reazioni, imparare dai loro sguardi, dai loro atteggiamenti e comunque anche controllarli. Ci vuole quel minimo di autorevolezza e anche di autorità in certi casi, soprattutto nell'età in cui va dai 14 ai 16, 17, 18 anni, che è l'età più brutta. Un genitore deve fare il genitore, quindi parlare da una parte e, se trova dei muri, cercare di scavalcarli in qualche modo, perché poi dopo è molto difficile venirne fuori. Io purtroppo ho conosciuto famiglie veramente in grandissima sofferenza, perché credo sia una grandissima disgrazia avere un figlio tossicodipendente. È importantissimo sensibilizzare di fronte a riguardo questo argomento, non solo gli studenti, ma anche coinvolgere le famiglie, perché spesso comunque i ragazzi a casa sono diversi rispetto a come sono fuori, e quindi la famiglia va sempre coinvolta anche nella prevenzione. Lei è un docente molto attivo per quanto riguarda il discorso della prevenzione, infatti lei ogni anno accompagna i suoi studenti in visita a San Patrignano. Oggi è tornato per accompagnare a Lui Free Days del 2016. Ci può raccontare in due parole quello che questo evento lascia ai suoi ragazzi e cosa le raccontano? Allora, San Patrignano per i ragazzi è un'esperienza straordinaria, sia la prima volta che si viene in primavera con la visita e poi con We Free. Qui veramente respirano innanzitutto l'aria di festa, ma respirano anche un'altra cosa. Imparano dalle vostre esperienze, dalla vostra sofferenza, dalla vostra fatica, dal vostro lavoro che fate qui dentro, quanto sia importante avere dei valori seri nella vita, quanto sia importante stare lontano da certi comportamenti, e se nel caso certi comportamenti li avessero già provati, certi atteggiamenti, certe sostanze li avessero già provate, quanto è importante, ecco, per loro parlarne, tirare fuori il problema, farsi aiutare. Ecco, sono tutte cose che imparano da voi, che imparano attraverso queste giornate We Free e anche prima, ecco, attraverso le visite che voi organizzate durante il tema della prevenzione. Oggi è un tema molto attuale ma spesso trascurato nelle scuole. Quanto è importante per lei portare la prevenzione nelle scuole? Allora, per me è importantissimo, soprattutto perché io insegno ragazzi di un'età particolare che va dai 13, 14 fino ai 18. È fondamentale la prevenzione per questi ragazzi, perché non conoscono niente in materia di sostanze stupefacenti, droga, non sanno assolutamente niente, anzi ancora vivono con l'illusione che drogarsi, le droghe leggere, facciano meno male delle sigarette, che drogarsi non, poi tutto sommato, non sia poi così sbagliato. Ecco, esperienze come queste, ascoltare voi, ascoltare, assumere un po' del vostro dolore, farlo proprio, diventa per lui veramente un motivo di vita, motivo di speranza e motivo di crescita.